Buongiorno, siamo qui con Massimo Corvo, grande doppiatore italiano. Parliamo dei suoi grandi ruoli in animazione. Partiamo dalla Bestia, nell'omonimo film Disney, La Bella e la Bestia. Tutto che ci può dire di questo grandissimo personaggio e di questo fortissimo doppiaggio? La Bestia è qualcosa che è nato, parliamo del 1993, quindi insomma non è proprio pochi giorni fa. È una delle parti più importanti dal punto di vista proprio del cartone e della Disney che ho affrontato, ed è stato un impegno abbastanza grande, perché dovevamo cercare di riprodurre la voce che era in originale, e diciamo che era quella che si accostava di più all'originale rispetto ad altri doppiatori, ma comunque è un qualcosa che non dimenticherò mai, perché era magica proprio la fiaba, ecco. Sempre della Disney, un altro solo indimenticabile, il cattivo Shenyu in Mulan. Anche di questo cosa ci può dire? Sì, beh, questo era meno impegnativo perché appariva meno, quindi anche lì diciamo che si stava un po' delineando quello che era il mio ruolo, perché io non faccio solo cattivi, vocioni o personaggi negativi, però come spesso succede nel cinema e anche nel doppiaggio, se prendi una certa strada poi te la tieni per sempre, diciamo. Sempre di cattivi purtroppo, ma se sì. Non Disney, ha qualche ricordo oltre del cattivo di Sbarto e Steel, ma anche del cattivo della Spada Magica? Sì, bene, la Spada Magica. Ah, la Spada Magica, sì, no, scusate, confondevo il Trono di Spade. Dico, ma è possibile, gli hanno tagliato la testa a quel povero uomo di Stark? No, nella Spada Magica Ruber. Ruber è stato un impegno, perché c'era anche da cantare un madrigale, c'erano delle situazioni veramente difficili. Però è quello che io amo, è quello che amo di questo mestiere, cioè provare sempre a fare qualcosa di più e migliorandolo. E di Bart invece c'è Steel, meglio, il cane della slitta Steel. Ah, il cane della slitta, anche quello, vabbè, io poi ho una passione particolare per i cani, quindi si rischia poi, come spesso si dice, no, nel nostro ambiente, un attore cane, e quello era un cane attore, quindi si è capovolto un po' tutto, però insomma comunque era... mi appassionano, mi piace, mi diverte. Invece, visto che l'ho nominato prima, Sean Bean e il Trono di Spade, ma anche nel Signore degli Anelli, naturalmente. Sean Bean, sì, e Sean Bean credo che sia stato formato un gruppo di fan che dice: noi vogliamo Sean Bean vivo, perché lui, il 90% delle cose che fa, muore. E quindi c'è stata una rivolta, una sommossa popolare, perché lo vorrebbero vivo. Addirittura ogni tanto qualcuno che si intende un po' di doppiaggio mi ferma e mi dice: ma perché l'avete fatto morire? Ma noi non scriviamo le sceneggiature, purtroppo, e quindi mi dispiace, perché Stark era un personaggio bellissimo, forse uno dei ruoli più belli che abbia fatto Sean Bean. Chiudiamo con Sylvester Stallone. Come ha ottenuto questo ruolo del grande Ferruccio Amendola? Tutto ci vuol dire su questa pesantissima eredità? Beh, questo l'ho detto più volte: Ferruccio Amendola stava male e propose la mia voce, però la mia voce non fu accettata immediatamente. Fecero dei provini, li mandarono in America, e da quello che mi ha detto poi Stallone quando l'ho conosciuto in Rocky Balboa, mi ha detto che l'aveva scelta lui, poi e comunque era contento. È un'eredità pesantissima, perché io sono cresciuto con la voce del grande Ferruccio Amendola, che ha sempre doppiato Stallone, a parte nei primi film di Stallone dove c'era Gigi Proietti. Cerco di fare meno danni possibili, ecco. Bene, ringraziamo Massimo Corvo. Grazie, grazie a tutti, un saluto, un caro abbraccio.